prospettiva di conoscere gente nuova, di divertirti un po'? Lo sapevi? È stato inventato negli Stati Uniti e il primo incontro è avvenuto nel 1998. Il rabbino Yaakov Deyo usava lo Speed Date per far conoscere e sposare gli ebrei celibi di Los Angeles. Esistono anche quelli per 200 secondi. Sufficiente per conoscersi? Allora sei pronto per questa esperienza?